Che si sentono dimenticati e vogliono certezze, stiamo lavorando unitariamente per trovarci in piena sicurezza in piazza il 2 giugno a Roma, in tutti i capoluoghi italiani, a distanza, rispettosi, però per aiutare i troppi italiani che in questi mesi hanno dimostrato buon senso e meritano fiducia. Non è possibile che il decreto rilancio annunciato settimana scorsa ancora non sia in gazzetta ufficiale e intanto ci sono licenziamenti e casse integrazioni che non arrivano. Quindi sono contento perché abbiamo raccolto l'appello del Paese e senza bandiere di partito siamo pronti a tornare al fianco degli italiani che ci aspettano.